a Roma, al Magro Testaccio, per il terzo appuntamento con le performance di Regeneration, una mostra articolata tra video, installazioni, fotografie e performance che riunisce più di 50 artisti di varie generazioni e che vuole essere una fotografia sullo stato dell'arte contemporanea a Roma, svelando al pubblico alcune delle ricerche e delle sperimentazioni più interessanti. Andiamo insieme a dare un'occhiata. Matteo Nasini, elementale. Dopo una formazione professionale come musicista, Matteo Nasini ha approdato alla ricerca artistica sviluppando l'interesse per le sperimentazioni sonore e la sound art. Cimentatosi con numerosi media, dal video all'arazzo, dalla performance all'installazione, tra i suoi lavori più emblematici figurano i risonatori eolici, sculture dalle chiari qualità plastiche in grado di produrre suoni sia attraversate dal vento. Per lo spazio esterno del mattatoio, l'artista presenta un'installazione inedita, concepita appositamente per dialogare con le caratteristiche del luogo. Una sorta di rifugio percorribile dal pubblico, a metà tra naturale e artificiale. Originata da un assemblaggio di strumenti differenti, ciascuno capace di produrre una vibrazione diversa e non altrimenti riproducibile, la struttura permette ai visitatori di sperimentare una dimensione acustica immersiva e coinvolgente. Marco Raparelli, i senza nome. Declinato attraverso una serie di linguaggi differenti, come l'animazione, la scultura, l'installazione e il libro d'artista, il disegno è il punto di partenza e il tratto distintivo dell'opera di Marco Raparelli. I suoi disegni, contraddistinti da uno stile grafico deliberatamente impreciso e sintetico, prendono spunto dall'osservazione dei personaggi che realmente abitano il contesto quotidiano, per catturarne difetti, manie e contraddizioni. L'opera in mostra si compone di una quadreria che raccoglie situazioni e personaggi stratificati e alcune figure bidimensionali che popolano l'ambiente espositivo come bizzarri intrusi. Allargando il proprio immaginario iconografico fino a inglobare la realtà, Raparelli dà vita a un universo parallelo, in bilico tra verità e finzione, raziocinio e ironia, per ricordare all'osservatore che le cose non sono mai come sembrano.
ciao, sì. Ok, capo. Mi andrò, sì. Stavolta siete in troppolo. Get out! Alighiero Boetti, specchio cieco, elemento de Il Muro, stampa fotografica, lavoro postale, 24 buste dall'Afghanistan. Luana Perilli, Individual Superorganism Human Scale, Constraint Proportion, stampe da libri di entomologia dell'inizio XX secolo. Nido di formiche artificiale. Il lavoro di Luana Perilli nasce da un'attenta ricerca e da una meticolosa analisi delle strutture del linguaggio, della narrazione, della memoria e delle relazioni. Individual Superorganism è espressione di una ricerca sul sistema sociale, partecipato e collettivo, di una colonia di formiche che ne mette in evidenza il senso di appartenenza, di sapore utopistico, alla comunità. L'approccio dell'artista è simile a quello degli scienziati che all'inizio del Novecento guardavano alla natura, al mondo animale e vegetale, traendo osservazioni e considerazioni ritenute valide e applicabili anche in riferimento alla specie umana e alla sua posizione nel mondo. Il contenitore di vetro, che raccoglie il microcosmo brulicante di Polyrachis dives, una specie scelta per il particolare rapporto che lega le diverse generazioni di formiche, racchiude e protegge un mondo di collettività intima, che spinge l'osservatore a considerare se stesso come parte di quel corpo sociale, riconoscendosi all'interno delle dinamiche e degli equilibri che ne regolano l'esistenza. Gianfranco Baruchello, Altopiano dell'incerto, materiali vari su carta fotografica. Il montaggio, indice, fotografie montate su telaio in legno e vetro. Appunti sul tema, matita su carta, penna su carta. Gianni Politi, The Book of Life, acquarelli su carta, collage. La poetica di Gianni Politi, orientata verso una concezione epica e artigianale del fare arte, si esprime attraverso un ventaglio di linguaggi differenti, dalla pittura al disegno, dalla scultura all'installazione. Nelle sue opere, l'artista rielabora questioni legate alla transitorietà delle istanze materiali e all'irreversibilità dello scorrere del tempo, coniugando esperienza personale e valori universali. Politi accosta versi tratti dai primi libri delle Upanishad, testi religiosi e filosofici indiani, alle immagini di un manuale di disegno anatomico, intervenendo pittoricamente su queste ultime con acquarelli dei 7 colori dello spettro. L'artista presenta così un'interpretazione estetica e filosofica circa la caducità della natura fisica dell'uomo, trasfigurando in maniera catartica una riflessione che riguarda i temi della vita, della morte e della rigenerazione. Pietro Ruffo, The Political Gymnasium, grafite su carta, spilli e tela. Da tempo rivolta all'universo filosofico e in particolar modo alle diverse declinazioni del concetto di libertà, la ricerca di Pietro Ruffo si esplicita attraverso disegni e installazioni di diverse dimensioni. La serie The Political Gymnasium, in mostra una selezione di 5 delle 9 opere originarie, si rifà agli interrogativi di Robert Nozick, uno dei più radicali pensatori liberali americani, sulla libertà individuale e quanto questa, anche nelle condizioni di democrazia apparente, possa effettivamente considerarsi tale.
Le scene e i personaggi rappresentati, tratti da stampe satirico-politiche rinvenute dall'artista negli archivi della Columbia University di New York e datate attorno al 1860, esemplificano il passaggio progressivo da uno stato di completo asservimento a quello di apparente libertà assoluta, interrogando l'osservatore sul vero valore dei diritti individuali. Giuseppe Pietro Niro, Risonanza. Acciaio specchiante, lampadine, gesso, pedane in legno. Coniugando elementi che provengono da espressioni artistiche differenti, come il minimalismo, l'arte concettuale e l'arte povera, Giuseppe Pietro Niro si confronta con un ampio bagaglio di media che include disegno, installazione e fotografia. Con Risonanza, l'artista presenta un palco di forma poligonale simile a quelli usati nei paesi in occasione delle feste patronali. Il modulo architettonico specchiante, saldamente ancorato a terra da una grossa pietra appoggiata sulla sua sommità, non solo riflette lo spazio espositivo al centro del quale è collocata, ma emette una lontana eco che si fa strada tra i ricordi dello spettatore. La struttura surreale, dalla reminiscenza felliniana, è in realtà una cassa armonica che diventa il palcoscenico reale per le performance di alcuni musicisti, chiamati a confrontarsi in modo diretto con l'opera e il pubblico. L'installazione diventa così un dispositivo attivo capace di scatenare un cortocircuito tra le aspettative generate dallo spettacolo e la memoria dello stesso, introducendo nuove modalità di interpretazione dei meccanismi dello sguardo e del suono, che pur senza logiche apparenti danno spessore alla conoscenza. Alessandro Piangiamore, La cera di Roma, candela in cera d'api, paraffina, carnauba e cera di palma fuse. Tra le tematiche che attraversano l'opera di Alessandro Piangiamore spicca l'interesse verso la materia, naturale e artificiale, il rapporto tra gli oggetti e lo spazio e le convenzioni alla base delle dinamiche percettive. Privilegiando scultura e installazione, l'artista agisce sul confine tra realtà concreta e immaginazione, alla continua ricerca di nuovi elementi archetipici. Nell'opera La cera di Roma, Piangiamore agisce su un materiale utilizzato universalmente per i suoi richiami simbolici e che a Roma, centro della cristianità, acquisisce un significato particolarmente rilevante. Raccogliendo scarti e frammenti di candele, l'artista ha realizzato alcune grandi fusioni in cera policroma, conferendogli alto valore scultoreo o insieme pittorico, reinterpretando un materiale naturale alla luce delle sue qualità simboliche ed estetiche. Emiliano Maggi, Dioniso Sofferente, cera, gesso, video. Giovanni Cronenberg, dato che invecchiare solleva il giudizio dall'impazienza della gioventù. Vertebra di balena, argento 925 inciso a mano. Attraverso media differenti, tra cui video, animazione, disegno, installazione e fotografia, Giovanni Cronenberg propone un linguaggio personale e caratterizzato, basato sull'elaborazione poetica di esperienze individuali, ricordi e dinamiche affettive, esplorando complessità e risvolti connessi ai legami interpersonali. Centrale la riflessione sul passare del tempo, elemento di crescita e cambiamento, e sulla qualità elastica, fallibile, modificabile della memoria. Un'autentica vertebra di balena è stata ricoperta di argento 925 e poi incisa a mano a riprodurre la superficie lunare. Con quest'opera l'artista si appropria di un frammento concreto di realtà, utilizzandolo come ricettacolo di una traccia poetica e personale. Rafael Zarca, Le Prisma Tic, scultura di legno. Gabriele De Santis, Whisper Down the Lane, pitture a olio su carta rilegate. Tommaso De Luca, Floating, cemento, sapone, stampa fotografica, laccio. Silvia Iorio, Odissea, acquerelli, luci, batterie, alluminio, carta. Carlo Gabriele Tribioli è ricercatore, catalogatore e narratore. Autore di una nuova mitologia che scaturisce da una combinazione di suggestioni storiche, esplorazioni nel contemporaneo, esperienze individuali e tensioni verso il simbolico, l'artista proietta lo spettatore in dimensioni atemporali e sconosciute. Nell'opera in mostra, documenti, appunti, disegni, schizzi, fotografie e oggetti costituiscono una rappresentazione visionaria della città di Fe,
Questi frammenti, alla base di una serie di operazioni che si svolgono nel terzo episodio di un lungo metraggio, in fase di realizzazione ad opera del gruppo Mastecuoie, di cui Tribbioli fa parte, raccontano di 8 diversi rituali compiuti a ridosso delle 8 porte di Fè e volti a trasformare la città in una gigantesca macchina rituale, nella quale la regina, divinità vivente, riceve il tributo seminale dell'intera popolazione maschile pubere. Caterina Nelli, Joint, Dragon Eye, scultura in legno, Course à la source, fotografia, monocromo astratto, olio su tavola. Nicholas Atful, solo River Grave, St. Aubyn in Parioli, poliuretano lavorato, acrilico, targa di ottone inciso smaltato. Eliseo Mattiacci, spazi stratosferici, rame e acciaio. Nicole Vermers, Untitled Force Field, Single Ring, latta nera trattata, acciaio temperato. Stanislao Di Giugno, Essence of Displacement, materie plastiche, granuli di plastica, ferro. Mary Ride Kelly and Patrick Kelly, The Syphilis of Sisyphus, HD video. Screamed Charlotte Corday. Caught underwater and covered in lotion, Jean-Paul Marat sputtered, "What did she say?" Jelly tart, General Bonaparte. Sentimentality worried all France. He cried, suffering tears, on the banks of the Volger, while Waterloo Waterworks spotted his pants. Piggledy, piggledy, two young Hegelians spilled lots of ink as they struggled to parse. Sequential crisis in historiography. First it's a tragedy, then it's a farce. Baron Unbearable, Houseman the Architect, told by Napoleon, "Rip down the slums!" Systems of boulevards incontrovertibly. Re-Paris, Paris for his bourgeois chums. La nostra visita alla mostra Regeneration termina qui. Michela Cossidente, HTO, dal macro testaccio, Roma.